Sindaco Imbeni, questo cittadino è un problema per voi? No, come un problema, per me è una risorsa. In che senso? Nel senso che c'è un'associazione, un gruppo di persone che si dà da fare per promuovere iniziative che possono piacere, possono non piacere, possono piacere a qualcuno, a pochi o a molti, e in ogni caso sono una testimonianza di una città che ha anche degli aspetti positivi. Ma questo rapporto è un punto d'arrivo, se ho capito bene? No, non ancora, non siamo contenti. Ci sono ancora molti tabù. E che tipo di tabù? Beh, ci sono incomprensioni per cui tutti devono essere uguali a me, e chi è diverso da me, peste lo colga. Come si vive da omosessuale a Bologna? Ah, più o meno come nelle altre città, con alcune differenze. Le differenze sono che qui c'è stata anche una battaglia appunto per un centro culturale, un rapporto col comune molto preciso e un rapporto anche con gli organi di informazione, sia di stampa che televisioni locali o radio locali, che sicuramente ha prodotto un cambiamento nella mentalità e nella cultura di questa città. Come sei arrivato alla coscienza di essere un omosessuale? Alla coscienza credo di essersi arrivato fin da ragazzino, alla esplicazione, diciamo, di questo piacere, di questo desiderio da adulto, adesso, alcuni anni fa. E questo, sarebbe una storia lunga, comunque credo che mi sia stato favorito anche da una situazione particolare di Bologna nel 1977, di grosso movimento anche culturale, che ha portato all'evidenza la possibilità per ognuno di essere omosessuale, eterosessuale o quello che è, con piena tranquillità. Quindi diciamo che da questo movimento ho preso forza anche per non aver più paura di me stesso. E per la tua famiglia è stato un problema? Beh sì, per la mia famiglia è stato un problema, perché appunto dopo 30 anni dire alla propria madre che non si è eterosessuale, non si faranno dei figli, non si avrà una moglie, crea, rispetto alle aspettative che aveva, certamente crea delle frustrazioni. Per cui la prima reazione è stata di forte contrarietà, diciamo. Ma se l'ha superata? Sì, l'ha superata, anche se spera sempre che un giorno mi ravveda e diventi guarisca. Guarisca, sì. Sì. No.